Oggi c'è stato un importante convegno a Reas di Montichiari 2019 organizzato dal COES inerente all'intervento dei soccorritori sulla scena del crimine. Sono stato chiamato in qualità di presidente ASA che da circa 15 anni formiamo in tutta Italia medici, infermieri e soccorritori su come intervenire in scenari dove sono stati commessi dei crimini. Ed è ovvio che questo è di primaria importanza perché i reati sono sempre più in aumento e i soccorritori del 118 quasi sempre intervengono per primi sugli eventi e molto spesso sono anche soli. Quindi ci sono sia delle problematiche di sicurezza, quindi valutazione dello scenario, che di gestione della scena del crimine. Cioè una volta effettuato il soccorso al ferito o ai feriti, che questa rimane sempre la priorità di noi sanitari, bisogna cercare, ove possibile, di inquinare il meno possibile tutto l'ambiente. Perché questo ne va a discapito poi del lavoro degli operatori della polizia scientifica o dei carabinieri che interverranno dopo di noi. Quindi in questo convegno abbiamo sviluppato una serie di linee guida molto semplici e banali, ma a volte proprio perché sono semplici e banali non vengono messe in pratica dai soccorritori. Quindi questo oggi deve essere per chi assiste a questo convegno ovviamente un punto di partenza, non di arrivo, perché c'è ancora tanto da fare in Italia su questi aspetti.